L'evento nasce perché c'è una nuova esigenza di poter riuscire a targettare tramite nuovi trattamenti tutti i pazienti che hanno una neoplasia gastrica avanzata. La neoplasia gastrica ormai ha un'incidenza di 15.000 persone all'anno solo in Italia, e questo ce lo dicono i numeri di AIHM nel 2022. Con non solo una presentazione della patologia metastatica, quindi già avanzata, ma anche da una facile ricaduta di quei pazienti che già vengono operati. E oggi siamo fortunati perché non abbiamo soltanto il classico target dell'HER2 col trastuzumab, ma ci sono nuovi studi che ci permettono di migliorare la sopravvivenza di questi pazienti. Si parla di carcinoma gastrico avanzato e quindi delle terapie, non solo di ordine medico, ma anche di ordine chirurgico. Pensare che una malattia metastatica dello stomaco era considerato un limite vero alla guarigione del malato, oggi viene rivalutato con l'ausilio appunto della chirurgia, della terapia medica. La chemioterapia si offre al malato un'opportunità di sopravvivenza ancora più lunga, e questo è sicuramente rappresenta un buon viatico non solo per questa patologia, ma per tante altre patologie. Uno dei passaggi fondamentali di questa strategia nel convegno organizzato con la presidenza del dottor Brunetti, ma anche con la presidenza e l'ausilio del dottor Costa, il nuovo primario di chirurgia dell'Istituto Oncologico, e anche della professoressa Angela Pezzolla. Bene, l'allargamento agli screening, questa è l'esperienza che possiamo citare, perché l'innalzamento della casistica è strettamente e direttamente proporzionale, correlata quindi all'aumento dell'adesione ai programmi di screening che devono essere organizzati su base regionale e aziendale, ma che ci dà appunto l'esatta descrizione, dimensione e la prova del fatto che più ci si sottopone a screening, più aumenta la percentuale di persone che scoprono di avere una patologia oncologica. È la trasformazione digitale che non significa solo telemedicina, ma significa anche intelligenza artificiale, non come limite, ma come risorsa. La seconda è quella di un approccio basato sul valore e soprattutto l'utilizzo dei team multidisciplinari di cura come arma.